Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per un nuovo tutorial. Nel tutorial di oggi ci occuperemo del MIDI. Nella fattispecie vedremo quali sono le funzioni per poter modificare la velocity all'interno delle nostre tracce MIDI. Ma prima di iniziare questo tutorial voglio informarvi che è uscita la nuova release 2021-01 relativa appunto a un aggiornamento dell'Early Access di gennaio. In un prossimo tutorial vedremo quali sono le novità apportate al software, ma soprattutto come sfruttarle al meglio. Concentriamoci ora, per quanto riguarda appunto le tracce MIDI, sulla velocity. Doppio clic sulla nostra clip MIDI e andiamo a monitorare la nostra traccia MIDI. Spesso succede che durante l'esecuzione del brano ci si trovi di fronte a valori di velocity non proprio uniformi l'uno con l'altro. Questo succede spesso quando si vanno ad imputare dei dati, ad esempio per riprodurre delle batterie. La pressione di tasti, infatti, quando non è sempre regolare, crea dei valori di velocity differenti, anche se il nostro intento è quello di creare un dato di velocity che sia il più preciso possibile l'uno con l'altro. C'è da tenere presente anche un altro aspetto: molti software sfruttano la velocity per cambiare timbro al nostro strumento, quindi non sempre la velocity è comunque sinonimo di volume. A volte, oltre che di volume, è anche sinonimo di timbro differente. Andiamo quindi a capire come poterla cambiare velocemente. Per cambiare la velocity in modo veloce possiamo selezionare le tracce di cui vogliamo cambiare il valore di velocity, cliccare con il tasto destro del mouse all'esterno delle note stesse, cliccare su Velocity Scala e inserire il valore uniforme tra inizio e fine. Ecco che le nostre tracce selezionate avranno tutte lo stesso valore di velocity, ad esclusione dell'ultima, che non era stata selezionata. Naturalmente, quando andiamo a fare la scala della velocity, dobbiamo tener conto che è anche possibile, quando abbiamo valori molto ripetuti e molto vicini l'uno con l'altro, creare dei fade in e dei fade out di velocity. Ad esempio, imputando un valore d'inizio da 0 a 100, avremo un fade in graduale delle nostre note. Mentre imputando un valore più alto all'inizio e più piccolo alla fine, avremo una scala discendente. Questo per quanto riguarda quindi la selezione delle nostre note e soprattutto il cambio di velocity su quella selezione. Un altro strumento che ci torna utile per poter utilizzare velocemente dei cambi di velocity è lo strumento Transforma. Con lo strumento Transforma possiamo selezionare, invece che le note, direttamente la nostra parte di velocity. Possiamo rimpicciolire le stesse, mantenendo una velocity originale, oppure possiamo modificare la nostra velocity attraverso lo strumento di incremento della scala più alto o lo strumento di incremento della scala più basso, andando quindi a modificare soltanto gli incrementi più bassi della velocity. Possiamo creare dei fade-in di incremento, possiamo creare dei fade-out di incremento. Un'altra funzione che ci viene in aiuto è, cliccando su Attiva-Disattiva modo graduale,
come potete notare, verranno creati degli strumenti all'estremità del nostro strumento trasforma e sarà sufficiente trascinare gli stessi verso il centro per creare una velocity graduale sia nella parte d'ingresso che nella parte di uscita. Naturalmente la stessa può essere modificata a piacimento in base a quanta apertura diamo ai rispettivi valori. Bene ragazzi, anche per questo tutorial è tutto, vi ringrazio per averci seguito, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi sul nostro canale YouTube e non dimenticate, se avete un tutorial da suggerirci, fatelo pure attraverso le nostre pagine social che trovate in basso in descrizione. Alla prossima!